Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù. Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. Sì, tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà, ma esso sa di respirare nella tua immensa carità. E questa è la seconda strofa del grande inno d'ingresso Tutta la terra canti a Dio, che aprirà la celebrazione della prossima domenica, 33ª del tempo ordinario, del ciclo B. Domenica che già si orienta, evidentemente, siamo sul finire dell'anno liturgico, sulle tematiche escatologiche, sulle cose degli ultimi tempi. Il libro di Daniele e il Vangelo aprono lo sguardo al momento del giudizio universale, quando tutta la terra sarà raccolta per distinguere i veri adoratori del Signore. Ecco il motivo dell'inno che utilizziamo come canto d'ingresso: tutta la terra canti a Dio. Inno che termina con una preghiera: nella dimora dei tuoi santi, spero che tu mi accoglierai. È davvero il sentimento che dovremmo aver maturato nell'anno liturgico, che non è altro che un cammino verso il Regno, un cammino che è stato costellato dai segni della grazia, della presenza di questo Regno, che è vero fin d'ora in regime di promessa. Seguendo ancora il filone della seconda lettura, invece canteremo alla comunione ancora una volta il testo di Monsignor Delpini nel canto Padre che sei, su musica di John Rutter. Lettera agli Ebrei, che si conclude in questa domenica così: ora, dove c'è il perdono di queste cose, cioè dei peccati, non c'è più offerta per il peccato. Sì, siamo nel sacrificio di lode del Signore. Non ti opprima la tua povertà, il Signore è con te, non lasciamoci spaventare di fronte alla visione dei giorni ultimi, perché non saremo giudicati sul nostro peccato, ma come diceva San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore, e sicuramente siamo tutti ricolmi dell'amore di un Dio che ha scelto di rimanere presente in mezzo a noi. Buona domenica.